Prima della Siria sono sempre stato attivo. In Siria io non ho iniziato a combattere, ho continuato a farlo. Si può combattere con la telecamera, con la penna, con la solidarietà. 16 fu una svolta nella mia vita perché decisi di unirmi a una brigata internazionale di solidarietà attiva, ovvero un viaggio di impegno e conoscenza a Cuba. Tornai che mi sentivo 10 anni più grande dei miei coetanei. Probabilmente l'evento che più ha segnato a livello emozionale la mia scelta di andare a combattere sono state le immagini di agosto del 2014. Centinaia di persone venivano spinte via a suon di colpi dalle montagne di Sinjar in Iraq. Immense file di uomini e donne e bambini in mezzo al deserto che cercavano di sfuggire alla furia di ISIS. La gente non capisce che nel momento in cui fai del bene, riempi la tua vita, la rendi degna di essere vissuta. Ci chiacciono. Non si può solo andare a fare qualcosa, quello serve a liberarsi la coscienza. Bisogna spiegare, diffondere, far capire perché si sta facendo quella cosa. È a quel punto che scatta la vera solidarietà. E mentre le rovine alle nostre spalle colpiscono nell'occhio e forse anche giornalisticamente nell'animo colpisce qualcosa in più, questa miriade, e ribadisco miriade di bambini che ci avvolgono tutti i giorni, ringraziandoci della liberazione di questa città. Sono atterrato quindi in Italia, a casa. Ovviamente c'era una serie di persone ad aspettarmi. E la prima sensazione in realtà era stata quella di dover raccontare. Per 7 mesi e mezzo sono stato circondato da persone, combattenti, in cui si mangiava insieme, si dormiva, si combatteva. E qua invece bisogna ricostruire di fatto una vita. Non ti è mai mai. Io sono fortemente contro l'oppressione, sento intimamente l'oppressione che subisce qualcuno e la vedo come una cosa da combattere come se la stessi subendo io stesso.